Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, una carezza, un abbraccio e un caffè. La colazione deve essere sempre abbondante. Charles Morrow Schulz. Buongiorno, buongiorno e buon martedì 28 dicembre. Ieri ho usato una metafora riferita al calciomercato. Sono esplosi i primi fuochi artificiali. E c'era l'immagine di Muriel. Oggi cambio la metafora, sono cominciati anche i primi giri di giostra, perché due nomi sono stati accostati al Milan, sempre per quello che riguarda il difensore centrale. Sì, perché finalmente, molti cominciano a capire che, vista la situazione di oggi, la situazione di oggi della Rosa, non c'è spazio, secondo i dirigenti milanisti, per attaccanti o centrocampisti. Quindi direi di lasciare stare le suggestioni legate magari ad Adli o Renato Sanchez. L'avevamo ventilata noi come un'ipotesi, ma più per giugno che per gennaio. Per quello che riguarda l'attacco, mi dispiace per Muriel, eccellente figura di attaccante, ma il Milan continua ovviamente nella sua ricerca del difensore centrale, non perde energie per la punta e per il centrocampo. Poi voi potrete essere d'accordo o non d'accordo con questa linea, ma io sto facendo cronaca, non opinione, e quindi il Milan punta sul difensore centrale. E per quello che riguarda il difensore centrale, ieri due nomi. Uno è arrivato direttamente dalla Turchia, parla di Attila Szalai, che secondo i siti turchi potrebbe andare in Italia, vorrebbe lui andare in Italia. Il costo è abbastanza elevato, parliamo di 20 milioni di euro, una cifra importante per un ragazzo comunque che gioca nel Fenerbahce, ecco perché parlavo di siti turchi, ed è del 98, quindi ha 23 anni. Un giocatore certo interessante, ungherese, Attila Szalai. Il Napoli ha sondato il terreno, si è un po' raffreddata l'ipotesi Napoli per il costo di 20 milioni, che potrebbe essere invece un tesoretto che il Milan potrebbe mettere sul mercato come massimo di costo, ma sempre con la preferenza per un obbligo di riscatto o un prestito secco. E visto che il Milan opterebbe per queste due formule e al massimo per un tesoretto di 20, 22, 18, 18, 20, 22 milioni, ecco che c'è un altro nome che è emerso ieri, nelle ultime ore della serata, con Sky, grazie al collega Gianluca Di Marzio, che ha ipotizzato un contatto, e se è stato abbastanza circostanziato con le parole, un contatto tra i procuratori di un giocatore del Paris Saint-Germain. Parliamo di Diallo, 25 anni, i procuratori sono gli stessi di Romain Favre, quindi il Milan li conosce molto bene, anche se devo essere sincero, il comportamento suggerito dal procuratore di Romain Favre al suo protetto, secondo me, non è stato fra i più felici, con Romain Favre che ha avuto dei problemi col Brest, e quindi attenzione a questi modi di comportarsi, ma comunque lo stesso procuratore sembra che abbia contattato il Milan. Non ho conferme in questo senso, ma ho conferme, o meglio, lo diceva ieri Gianluca Di Marzio, parlava di una sorta di ok da parte del Milan per quello che riguarda la figura. È una figura che piace, un po' meno ok, anzi una grossa perplessità per quello che riguarda il costo, perché il costo per questo giocatore, che è nato difensore di fascia sinistra, ma gioca spesso, quando gioca, perché non è che sia un titolare fisso inamovibile, come centrale,
di difesa. Il costo, dicevo, è intorno ai 30 milioni di euro, lo stesso costo di Botman, e sia per Botman, che piace ma è costoso, il Milan così si ventila l'ipotesi che piaccia, e questo non è un'ipotesi, ma che sia costoso anche il costo, l'ingaggio, o meglio, scusate, il cartellino del giocatore. 30 milioni il Milan per il mercato di gennaio non li spende, anche perché, vi dirò, anche perché c'è un'altra possibilità. Ma veniamo ai pro e contro di Jalot. Jalot, il pro è che è un giocatore nato a sinistra che può giocare anche centrale, quindi prendendo il giocatore il Milan potrebbe avere la possibilità, in caso di problemi di Theo Hernandez, parliamo in un futuro anche, di mettere Jalot non toccando i difensori centrali del Milan, ma potrebbe essere utile, il Milan lo prenderebbe soprattutto come difensore centrale, anche se nato giocatore di fascia. Questo è il pro. Il contro è il costo, vi ho già detto, 30 milioni di euro, costo che il Milan non vuole prendere in considerazione in questo mercato di gennaio. Poi c'è un altro problema, forse il principale. Il ragazzo gioca nel Senegal, il ragazzo è compagno di squadra di Ballo Touré, il ragazzo gioca e giocherà la Coppa d'Africa. Il Milan, visto che il Senegal è uno dei favoriti, rischia di averlo il 17 o il 15 di febbraio. E allora perché investire una grande cifra per un giocatore che il Milan può avere a metà febbraio? Magari, speriamo di no, con la necessità di avere il giocatore, di avere un giocatore difensore centrale prima. Questi sono due grossi contro: il costo e la Coppa d'Africa. Quindi abbiamo sottolineato questi pro e contro per questo giocatore che è stato, ripeto, accostato al Milan. Però bisogna ragionare anche sotto un altro aspetto. Non so se il Milan, che comunque ha buoni rapporti, ha buone linee con il Chelsea, stia esaminando la situazione Christensen. Prima di investire molto su un giocatore per il mese di gennaio, pensa anche di approfondire il discorso di Christensen magari, oppure vuole valutare bene quale sia la situazione prima di muoversi. E questo è uno dei motivi per i quali il Milan in questo momento magari attende prima di affondare definitivamente il colpo per il difensore centrale. Quindi questa è la situazione del mercato dopo le notizie, i rumors di ieri. Abbiamo detto che in questi video del mattino esamineremo un po' come sia andata la prima parte della stagione per i vari reparti. Per quello che riguarda il centrocampo, c'è stata l'esplosione di Tonali, un giocatore che soprattutto nella prima parte del girone di andata è stato strepitoso per personalità, per sicurezza, per determinazione, per spirito di sacrificio, per attaccamento alla maglia. Ha avuto qualche problema nel finale, nelle ultime 2, 3, 4 settimane, anche perché è un po' stanco, ha giocato, visto la situazione di Bennacer, ha quasi sempre giocato, e quindi Tonali comunque rimane uno dei giocatori che più hanno inciso in queste prime settimane della stagione 21-22. Che sia alterno, che sia molto alterno, qualcuno pensa perché magari è concentrato solo sul contratto, io non credo a una facezia del genere. Il giocatore, signori, non dimentichiamo, è andato alle Olimpiadi, non ha mai riposato, non riposerà ancora, e quindi possono capitare degli alti e bassi. Bennacer è stato una stagione per adesso in totale difficoltà, è apparso in qualche partita il vero Bennacer, però ci aspettiamo molto di più nel girone di ritorno. Bakayoko, ogni opinione su lui va rimandata, io ho ancora pazienza, voglio capire quale sia il vero Bakayoko di questa stagione solo quando giocherà da titolare dal primo minuto qualche partita, allora darò i miei giudizi.
molto bene fra i centrocampisti, anche se ha giocato in tutti i ruoli. Krunic mi è piaciuto molto, soprattutto all'inizio, quando ha giocato posizione centrale, due partite splendide con Sampdoria e Cagliari, e giocherà probabilmente ancora nel prossimo mese di gennaio. Un Krunic che è un giocatore di totale affidamento, un reparto che in generale ha, soprattutto nella prima parte, dicevo, si è segnalato per continuità, per affiatamento e per qualità. Chiudiamo il video di questa mattina. Innanzitutto lasciatemi una parentesi triste, perché è mancato nella notte di Natale Angelo Zibetti. Angelo Zibetti è un caro ricordo per me, perché ricordate le telecronache su Radio Z. Lui era il proprietario di Radio Z, ha creduto nelle radiocronache mia per il Milan e di Roberto Scarpini per l'Inter. Abbiamo passato anni meravigliosi con l'affetto di Angelo Zibetti e di tutti i suoi collaboratori. È mancato e quindi ho voluto ricordarlo in questo video. Ma in questo video voglio concludere, perché ieri abbiamo mandato qualche spezzone delle opinioni di Luca Serafini. Ieri è andato la seconda parte della lunga intervista e sentiamolo cosa pensa innanzitutto di Çalhanoğlu. Sull'argomento rimpiazzare Çalhanoğlu? È un cognome che io non ricordo neanche più. Vorrei dire una cosa, perché vedo che ha imparato a parlare, ha fatto un'intervista giorni fa. Io so che lui ha avuto una proposta alla quale non ha mai più risposto, e un bel giorno il Milan se l'è trovato all'Inter. Questa è la sintesi estrema dei fatti. Poi chi è rimasto col cerino e chi no, non è un problema mio. Ricordo che in 4 anni io ho visto un buon giocatore per 6 mesi complessivi, quindi 3 anni e mezzo decisamente non è stato un giocatore con la maglia che indossava che mi abbia mai fatto impazzire, e non l'ho sofferto più di tanto se non per il modo. Dopodiché che lì trovi una situazione ideale, renda benissimo, come hai citato tu, Salernitana, Venezia, Genoa, poi dopo quando fai 1-1 con l'Atalanta, 1-1 con la Juventus, 2-2 con l'Atalanta, perdi con Real Madrid, perdi con la Lazio, è un altro discorso, però con le piccole diventa grande. Io ero a posto così nelle prime 13 giornate di campionato, non mi sono accorto di aver fatto a meno di un turno. E chiudiamo sempre con Luca parlando di Rebic, ma con una sorpresa finale. Sono convinto che l'assenza di Rebic pesi tantissimo sul gioco della squadra e sul suo equilibrio, perché se tu cominci ad attaccare alto, intanto noi nelle prime partite non è che prendessimo pochi gol, a noi non arrivavano in area a tirarci. Maignan nelle prime 7-8 partite ha fatto 5-6 parate, perché continuavi a tenerli fermi là. Diaz con Leao e Rebic ha più spazio, invece con Ibra è evidente che abbia una necessità di muoversi e fare movimenti differenti, ha meno libertà. In diretta sul canale di Carlo Pellegatti, Mattia Battantuono. Ciao! Allora Mattia, come va? Con che ansia aspetti questo Milan-Roma? Uno dei miei motti era: non vedo l'ora che giochino ancora. È lo tuo stesso motto? Non vedo l'ora che giochino tutti, più che altro. Hai visto che si torna sempre lì. Esatto, hai ragione, non vedo l'ora che giochino ancora, non vedo l'ora che giochino tutti. Bravo. Esatto. Vorrei chiudere, guarda, nei film non bisogna andare avanti, chiudiamo fine, chiudiamo così. Non vedo l'ora che giochino tutti. Geniale, sai, posso dirti, sei geniale come Kurt Gödel, il massimo studioso di Aristotele. Complimenti. Eh sì, un applauso a Matteo Battantuono, felicissima la battuta. No, non vedo l'ora che giochino ancora. No, ha ragione lui, non vedo l'ora che giochino tutti. Ed è una, con questa battuta chiudiamo questo video. Mi auguro che vi sia piaciuto, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e aiutatemi a raggiungere i 130.000 followers. Sarebbe una bella soddisfazione per me, che ho iniziato nel 2018. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.